ovviamente è stato annunciato il voto e le modalità con cui il voto avverrà, e quindi a seguito del voto vedremo se tutto avverrà come si immagina. Mi sento di dire che se le cose andranno così come è stato annunciato in Senato, è evidente che c'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al Paese in Parlamento, e quindi quello che per noi è la strada naturale è che si vada in Parlamento ad ascoltare il Presidente del Consiglio e ogni partito politico della maggioranza si assuma le sue responsabilità sul prosieguo di questa legislatura. Quel passaggio è fondamentale per il motivo molto semplice che questo governo è nato in Parlamento, il Parlamento è la sua fonte di vita e lì si deve capire che cosa deve succedere. Lì in Parlamento noi ascolteremo le parole del Presidente del Consiglio e in Parlamento diremo la nostra, e la nostra è che si è aperta una fase nella quale gli ultimi 9 mesi di vita di questa legislatura possono essere molto utilmente utilizzati, molto utili, molto proficuamente utilizzati, soprattutto per questa svolta sociale, lotta alla precarietà, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro, e siamo disponibili a una continuazione di questo governo Draghi. Non siamo disponibili a tirare avanti, purché sia, se non ci saranno le condizioni, se gli altri partiti della maggioranza non ci staranno, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con le nostre ragioni e con il nostro progetto per il futuro dell'Italia. Quindi, passaggio chiave in Parlamento, chiarimento, ognuno si assumerà le sue responsabilità e sulla base di questo poi si deciderà se la legislatura continua oppure si deciderà se saranno gli italiani a parlare.